Fabio, questo qui mi ha detto che costa troppo. Gli ho spiegato i servizi, gli ho detto tutto quello che faremo insieme, e poi mi ha detto no, il prezzo è troppo alto. Troppo alto. E tu cosa gli hai risposto? Gli avrei voluto dire troppo alto in base a cosa. Però no, perché non gli hai detto, quella è la risposta giusta. Mi sono trattenuto e ho detto ok, va bene, e lo lascio andare. Esatto, allora Thomas, da momento che mi chiedi aiuto spesso perché insomma siamo partner e aiutiamo imprenditori e professionisti a migliorare il proprio fatturato con i video, è giusto che ti spieghi quello che non devi fare, cioè non devi essere un venditore. Ti sembra che i venditori abbiano successo ultimamente nel mercato? Mi sembra proprio di no. Il cliente è sfuggente, no? Fa quello che gli pare, siamo d'accordo su questo. Quindi il cliente è arrivato da te, vuole sfuggire, perché è così oggi. Quindi tu, se lo insegui, il tuo status aumenta o cala? Se lo inseguo cala. Esatto, e i venditori cosa fanno normalmente? Seguono, vanno in cerca di... Esatto, quindi esempio che non devi fare. Vai, fammi questa obiezione. Fabio, ho visto tutto quanto, perfetto, però mi sembra che costa un po' troppo. Ok, costa un po' troppo, assolutamente. Infatti nella nostra azienda siamo sempre pronti ad andare incontro al cliente. Sconticino 15% solo per te oggi. Guarda, io ho visto altri competitor, ho visto che ci sono dei prezzi molto più bassi, direi che possiamo arrivare a uno sconto del 50%. Capisco, ma noi battiamo sempre la concorrenza, infatti 52% e chiudiamo l'affare. Perfetto, 52% è ottimo. Prendo il servizio. Ok, perfetto. Beh, capisci? Allora Thomas, cosa è successo qui? Che abbiamo svenduto il nostro prodotto. Esatto. E non soltanto, io probabilmente diventerò anche un cliente molto fastidioso. Esatto, poi avrai altre pretese. Ho la pretesa, esatto, certo. Una dopo l'altra. Hai fatto bene a pagare, perché l'esempio era proprio questo che volevamo far vedere. L'esempio di quando fai lo sconto e vai incontro al tuo cliente, eccetera, puoi vendere, ma ti devi chiedere, è la strategia migliore? No, perché poi il cliente abusa di te in altri modi. Quindi andiamo a fare quello che farebbe un closer. Fammi questa obiezione, io sono un closer. Ma Fabio, ho visto tutti i dettagli, però devo essere sincero, mi sembra che costi un po' troppo. Esatto. Per tante persone costa troppo. Ma in base a cosa costa troppo, secondo te, Thomas? Ho visto alcuni competitor fanno più o meno lo stesso servizio, ho visto prezzi decisamente più bassi. Assolutamente. E siamo d'accordo entrambi che i nostri competitor sanno esattamente il loro valore, sanno esattamente quanto vale ciò che vendono. Sei d'accordo? Sì, magari danno dei servizi di bassa qualità. Esatto, come mai Thomas quindi non compri da loro? Io ho bisogno di una persona che mi segua, che mi dica cosa fare, che non mi abbandoni, e ho visto che loro fanno dei video, fanno degli shooting, ma... Stop! Come ti senti? Vedi che stai giustificando il perché mi hai detto costa troppo? Sì, esatto. Ti sto facendo rivelare la verità, perché costa troppo è una nebbia. Tu mi hai messo la nebbia attorno, io sono di Ferrara, la nebbia è chiaramente presente sempre. Questo è importante da capire, no? Tu devi andare oltre a questa obiezione. In base a cosa costa troppo? Ti fa l'obiezione, eccetera, eccetera. Bene, come closer, imprenditore professionista che usa l'abilità del closing per la sua attività, decido se vendere oppure no. Decido se vale la pena aiutarti oppure no. Perché quando tu non valorizzi i miei prodotti e servizi, non vedi il valore, è colpa mia sempre, perché non ti ho trasmesso il valore, però allo stesso tempo sono in controllo. Quindi nel closing dal vivo è importante avere un controllo del linguaggio del corpo, ma soprattutto della somma del linguaggio del corpo e la tonalità, il modo in cui parli. Perché anche usare il silenzio, usare queste pause ti può aiutare a chiudere vendite. Chiaro. Quindi se io continuo chiaramente con te in questa simulazione ti chiudo, se voglio chiudere. Ed è esattamente quello che puoi fare anche tu se sei un imprenditore, un professionista e vuoi chiudere più vendite. Chiaramente con le obsolete tecniche di vendita tradizionali è difficile inseguire il cliente e trarre vantaggio, perché in questo caso abbiamo visto che se ti inseguo ti faccio lo sconto e chiudo la vendita, ma questo non è quello che vuoi. Tu vuoi essere in controllo della vendita dei tuoi prodotti e servizi ed è per questo che credo tu abbia bisogno di elevare il tuo status e acquisire un'abilità superiore. Se ti interessa scoprire di più come usare questa abilità per la tua attività specifica, allora clicca qui sotto, scegli una data e un orario che preferisci e ci vediamo in presentazione per darti le informazioni che necessiti. Io sono Fabio Gallerani, principale innovatore del mondo vendite in Italia e ho portato l'abilità del closing per darti il beneficio di superare queste obiezioni senza stress. Ci vediamo in presentazione, ti mando un saluto e a presto. Ciao!